del Luke 65 è più forte di Superman? Quando si incavola diventa più verde di Hulk? Le sue ragnatele sono più appiccicose a centrocampo di quella dell'uomo ragno? Chi è? È lui, è l'unico, è il solo Paul Labil Pogba, che finalmente dopo 6 anni torna, il bimbo torna a casa il bimbo torna da chi lo ama, da chi l'ho sempre amato e da chi l'ho sempre rimpianto. Perché a centrocampo ci si sono avvicendati un sacco di attori secondari, qualche attore discreto, anzi buono, come ricordiamo che il tedesco, ricordiamo che Sami Khedira è stato un campione del mondo, un giocatore che ha segnato tantissimi gol importanti alla Juve. Purtroppo aveva una pecca che si rompeva ogni 2x3, e quindi diciamo che nell'arco delle sue evoluzioni juventine ha giocato, secondo me, forse un terzo delle partite in meno. Che altro ricordare dopo Pogba? Esclusi ovviamente i mostri come Pirlo e Vidal. Nessun altro. In questo centrocampo Paul è il re, the king. Quindi chiunque dirà che è una minestra riscaldata, ma meglio la minestra riscaldata della minestra Bernardeschi, che finalmente te ne vai. Ah, finalmente, fosse stato per me non ti avrei mai preso, perché hai tentato per 6 anni, credo, le giocate, 6, 5, forse 6 anni. Sei rimasto più di Paul Pogba, è più di Higuain, è più di Tevez, è più di Cristiano Ronaldo. Questa è la vera disgrazia. Cioè, che i giocatori buoni se ne vanno dopo poco tempo, e è uno come Bernardeschi ti rimane sul gobbo. Finalmente quest'anno non ti hanno rinnovato il contratto. C'erano giocatori a cui erano stati rinnovati i contratti per anni, sappiamo da chi. Qualcuno che poi è emigrato subito dopo, aveva fatto tutti i vari rinnovi del caso. E Paul torna, sta a casa aspetta te. Qualcuno dirà non sarà più quello di prima. Vabbè, ma nemmeno io sono quello di prima, ma è pure quello di ieri. Chiunque di noi non è più quello di 5 anni fa. Una cosa è sicura: anche se fosse quello di oggi, è meglio di McKennie, McDonald McKennie, che è un giocatore discreto, è un giocatore discreto che io terrei, perché comunque vede la porta molto più di tanti suoi compagni più famosi. È meglio di Rabiot, almeno sappiamo più o meno dove gioca. Magari probabilmente Rabiot con Pogba potrebbe anche trovarsi bene, due cheval pass, due cavalli pazzi. È sicuramente superiore a Locatelli, eh. Non mettiamo Locatelli di fianco alla parola Pogba, perché sono due cose completamente diverse. Arthur, secondo me, non è neanche ad annoverarle tra i giocatori. Io Arthur non l'ho mai considerato dal primo momento un giocatore. Per me è una parentesi che spero finisca presto. Un giocatore che cammina in campo, un giocatore che non verticalizza, cioè. Ah, è vero, mi sono dimenticato Pjanic. Pjanic era un centrocampista che tutto sommato, con tutti quelli che si sono succeduti in seguito, all'atto pratico, per il costo, è stato un ottimo giocatore, con cui siamo arrivati tra l'altro a fare una finale di Champions. Un giocatore che serviva assist, che segnava, cosa sconosciuta ad Arthur. Cos'è il gol? Cosa poco conosciuta a Rabiot? Cosa poco praticata dagli altri, anche da Locatelli. Cioè, non è proprio il gol il suo mestiere, anche se qualche gol importante l'ha segnato anche quest'anno. Pochi, pochi.
E quindi chi dirà, ma nei 6 anni a me dicono che ha fatto in Inghilterra, che è un campionato che è 6 volte più rapido e più fisico del nostro, non mi interessa perché quando Tevez da finito era venuto in Italia, arrivò come fosse arrivata l'ultima ruota del carro e invece fece penare tutte le difese d'Europa e d'Italia. Credo che abbia timbrato il cartellino con tutti. Non aveva né pancia né niente, non era un bad boys come lo dipingevano, quindi sono felice. Ok, il primo tassello a parametro zero è arrivato. Spero che non sia una notizia che poi verrà smentita domani o dopo. Adesso se mi fanno un centrale, sì, ho sentito parlare di Acerbi, magari. Acerbi può sostituire Chiellini, ma ragazzi, la difesa non si può basare. Allora, Acerbi può essere un ottimo sostituto di Chiellini. Se Acerbi viene preso come sostituto di Chiellini, va bene, perché non è assolutamente un giocatore scarso. Ma alla Juventus serve anche un centrale, perché Bonucci ha i suoi anni e perché De Ligt da solo, se si dovesse far male De Ligt, siamo nelle canne, quindi serve un centrale. Perché Bonucci, anche lui, ha la cartina geografica, la cartina anagrafica la consumata, quindi magari un paio di terzini di fascia, magari uno a sostituire un Alexandro che ormai ha dato quello che doveva dare. Secondo me ci vogliono dei terzini di fascia che non costringano Chiesa a fare il terzino per loro o costringono Cuadrado a fare per forza il terzino, anche se comunque con un Pogba a centrocampo mi va bene anche Cuadrado terzino. E poi secondo me Pogba da solo non basta, ve lo dico subito, Pogba da solo non basta, servirà un altro big a centrocampo. Io spero tanto in Milinkovic-Savic che buttino la Fitch da 70 milioni. Ragazzi, se è costato 70 milioni Vlahovic, che è molto più giovane ed è un attaccante, spero che non spari cifre astronomiche lo Tito per il 27enne, credo, Milinkovic-Savic, un giocatore forte, ma in un ruolo di centrocampo, secondo me, probabilmente con 50 milioni di giocatore potrebbe accontentarsi. Se poi all'estero gliene danno 100, poi sta il giocatore a dire: io in Inghilterra non voglio andare, magari voglio andare alla Juve dal mio amico Vlahovic a fare parte del centrocampo con Pogba, come mi piace dire Paul Pogba, già, porca miseria, già la giornata oggi c'è il sole, ma risplende ancora più forte. Sicuramente quando il sole è più bello che a Manchester. Ricordiamo che è un giocatore che hanno detto che nei 6 anni ha fatto male, ma comunque ha vinto dei titoli, sia con Manchester United che con la nazionale, è diventato un dettaglio, campione del mondo. Ovviamente servirà anche qualcosa davanti. Io mi auguro sempre che venga riconfermato Morata, perché è uno che comunque io non disprezzo, mentre cederei senza remore Keane al mittente e magari mi andrei a prendere un attaccante di complemento, ma anche Raspadori o chi per esso, veloce, con caratteristiche diverse dagli altri. Ricordiamo che ci sarà un Chiesa che quest'anno non c'è stato, un Vlahovic che spero giocherà in attacco e non a centrocampo. Secondo me con un centrocampo forte la Juventus sale di 40 metri piuttosto che stare di 40 metri più bassa, e ne gioverebbe anche la difesa con un De Ligt che invece di stare in area con la sua irruenza potrebbe stare molto molto più avanti. Comunque la notizia di oggi è che torna il polpo, non quello che faceva le previsioni dei mondiali un decennio fa, che lo mettevano e poi diceva chi vincevano, no, arriva il polpo, quello che scaraventava i missili da fuori area. Io
i tiri da fuori area che tanto mancano alla Juve. La Juve non ha più fatto gol da fuori area, che è una delle maniere per sbloccare le partite quando non riesci a, quando le squadre si arroccano. Quindi bentornato Paul alla Maison. Sono contento che non sei andato al Paris Saint-Germain, dove ovviamente è rimasto Kylian Mbappé, per una ragione di cuore che si trova qua dietro, dalle parti del portafoglio. La dimostrazione è che il calcio dei poveri è qui, e chi ha più soldi si compra i giocatori migliori. Abbiamo visto già che Haaland è andato al City, ovviamente sempre per 2 spicci. Ma comunque io, a me, sinceramente, se devo dirne una, io sono uno di quelli che preferisce Dusan Vlahovic. Un saluto a tutti i tifosi della Juventus, spero che sia una giornata lieta. Ho notato che molti non sono contenti perché probabilmente preferivano Arthur, o preferivano non so chi. Intanto ci portiamo a casa Pogba e poi vediamo che cosa, a chi affiancargli a Pogba. Poi, dopo, a fine campionato, vedremo se cosa avrà combinato. Di sicuro mi esalterò appena entrerà in campo e farà, appena farà il primo gol da fuori area, verrà giù lo stadio come veniva sempre giù lo stadio, dalla prima volta che segnò il primo gol a Napoli, alla prima o seconda apparizione in squadra, quando non era ancora nemmeno 19enne. Un saluto a tutti del V65, se vi piace mettete like, perché siete bianconeri, e se vi piace il mio canale iscrivetevi. Evviva Paul Labil Pogba, il bambino è tornato a casa sua, e il campionato di Serie A non sarà più la stessa cosa.